Guardare le luci accese dietro le finestre delle case un tempo mi dava un senso di serenità. Oggi non più. Penso che dietro a molte di quelle finestre ci sono donne disperate, al limite della sopportazione. Donne che si sentono in trappola dentro il loro nido. Donne che hanno paura e vorrebbero urlare. Donne sole, in mezzo ad una folla di gente che sognano di essere salvate, ma che non sanno cosa fare, come muoversi, a chi chiedere aiuto, dove fuggire. Non è stato facile decidere di andare via di casa. La mia vita con lui era un continuo ciclo di speranza e delusione. Sentivo crescere, giorno dopo giorno, una tensione sempre più forte finché lui esplodeva e scatenava su di me tutta la sua violenza. Poi veniva il pentimento, il perdono, e alla fine ritornavo tra le sue braccia. Ma poi tutto ricominciava da capo. Era come essere prigionieri in una spirale. La prima volta che sono entrata nella casa rifugio, mi sentivo smarrita. Avevo paura. Avevo appena deciso di rivoluzionare la mia vita. Per una volta avevo pensato a me stessa, forse alla mia sopravvivenza. Ma cosa mi portavo dietro? Una valigia piena di nulla. Esausta per l'iter di denuncia, scappata da casa con i miei figli, affidata a degli sconosciuti. Ero consapevole solo di un fatto. Non devo rivelare a nessuno il luogo in cui mi trovo, perché devo essere protetta, perché forse lui vorrà farmi ancora del male. Il primo periodo qui è stato molto intenso e doloroso, ma ho trovato persone disposte ad accogliermi. All'inizio erano solo degli estranei, finché ho capito che non volevano controllarmi o giudicarmi, ma semplicemente starmi accanto, aiutarmi a rimettere insieme i pezzi della mia vita. Il compito di noi operatori è quello di accogliere la donna e farle comprendere che siamo qui per ascoltarla, per sostenerla, che siamo disposti a darle il nostro aiuto, se lei lo vorrà. Un sostegno non solo morale, anche materiale. Perché non basta la scelta di dire basta, bisogna lavorare per riorganizzare la propria esistenza, risolvere i problemi pratici. C'erano da fare gli incontri con i servizi sociali, con il legale, ma quello di cui avevo più bisogno era un luogo dove potermi raccontare senza più paura. Il punto di ascolto antiviolenza è gestito da volontarie. Quella di Maria è una storia comune a quella di molte altre donne. Lui mi aveva isolata. Mi aveva fatto sentire inadeguata e colpevole. Avevo perso il controllo della mia vita e la fiducia nella mia capacità di compiere delle scelte. Senza contare quanto fosse difficile spezzare un legame in cui avevo creduto e investito. Quello che offriamo è uno spazio protetto, in cui la donna può raccontarsi di fronte a qualcuno che l'aiuta a vedersi, a riflettersi come in uno specchio e a riconoscersi nella propria storia, per recuperare quella continuità tra passato, presente e futuro che la violenza ha interrotto. Spesso le donne ci hanno detto di non aver mai parlato nemmeno con le persone più vicine, parenti, amici, per paura di non essere credute. Perché quell'uomo che tra le mura di casa, per i motivi più banali, si trasformava in un carnefice, fuori era visto come il miglior marito del mondo. È grazie all'ascolto che ho preso coscienza di quello che mi stava succedendo e ho capito che non ero io la colpevole. Poterne parlare finalmente con qualcuno che ha saputo ascoltare, superare la vergogna senza sentirmi giudicata, mi ha permesso di prendere coscienza di quello che mi stava accadendo. Il nostro è un accompagnare la donna in un percorso che la porti a superare il senso di impotenza in cui la violenza l'ha posta e a scoprire le risorse di cui dispone per scegliere consapevolmente che cosa fare.
vai, aspetta. Ci vuole un trampolino. Lasciare la mia casa è stato doppiamente difficile, perché l'ho fatto portando i miei figli con me. Toglierli dal loro ambiente di vita, separarli dal padre, allontanarli dagli amici, cambiare scuola. Per loro è stato un trauma, per me una grande sofferenza. Spesso i figli che arrivano in casa rifugio, non conoscendo le dinamiche familiari, si ritrovano ad incolpare la madre per il brusco cambiamento di vita, aggiungendole sofferenza e preoccupazioni. Anche in questo è importante l'aiuto degli operatori della casa rifugio e l'appoggio dei servizi del territorio nel creare un collegamento con le scuole, i centri di aggregazione, i luoghi di svago, per far accettare ai bimbi la nuova situazione e permettere loro di integrarsi in una nuova realtà. Qui nella casa ci sono altre donne che stanno vivendo situazioni come la mia. Confrontarsi con loro è stato importante. Abbiamo affrontato con dignità la salita e ci siamo nutrite l'una del coraggio dell'altra. Maria sta per lasciare la casa rifugio. Ha scelto di non tornare indietro. Abbiamo lavorato molto insieme e ora è riuscita a trovare una piccola occupazione e un alloggio per sé e i suoi figli. Ho recuperato la fiducia in me stessa e ho insegnato ai miei figli che la paura si può affrontare. Ora che ho scelto la mia strada, sento che devo molto alla solidarietà, al calore umano che ho ricevuto qui, perché ogni gesto di affetto, ogni piccolo aiuto pratico, ogni istante di tempo donato è stato come mettere un piccolo mattone nella costruzione di una nuova casa, di una grande speranza in qualcosa che si chiama futuro.